Matteo Fiani ha guidato oggi in panchina l'Imperia per la squalifica di Mister Lupo. Ecco, le chiedo, oggi io ho avuto la sensazione che l'Imperia sia stato un gruppo vero, cioè questa è stata la sensazione da fuori che abbiamo avuto. Allora, salve, diciamo che conosciamo tranquillamente i nostri limiti. Affrontavamo una corazzata costruita per ammazzare il campionato e sicuramente verrà fuori perché la qualità è indiscutibile. Però noi quando siamo in casa diamo sempre qualcosa in più, abbiamo un senso d'appartenenza che ci ha sempre contraddistinto e sono contento che anche voi l'avete notato, dai. I ragazzi hanno fatto una partita stratosferica, non sono mai risparmiati. Ed è quello che vogliamo, capire, una squadra operaia. Sì. Siete stati intensi, tosti, forti, anche il saluto finale ai tifosi con la squadra tutta unita dietro la rete è stato un segno di grande unità. Guarda, io sono uno di loro, quindi mi sento un tifoso allenatore oggi, anzi, voglio puntualizzare e dedicare la vittoria al Mister Lupo che ci tiene veramente tanto e oggi mi ha fatto anche questo regalino di essere in mezzo a voi a rilasciare queste interviste, quindi è stata una domenica da incorniciare, dai. Si è sentito che era in mezzo a noi, si è Sì, visto, sentito. E immagino. del Varese cosa ci può dire? Ma è una squadra che si vede purtroppo è stata tanto lontano dal campo, però ha dei grandi giocatori, ha tantissima qualità, quindi se Covid permettendo, ci fosse un po' più di continuità, questi escano e asfaltano il campionato, come giusto debba essere, dai.